Due. Allora, ha un miliardo di difetti perché veramente ne ha. Però se uno così piccolo riesce a giocare per tanti anni in questa Lega, vuol dire che ha qualcosa di speciale dentro. Sicuramente non ha paura di niente e lo sta dimostrando in maniera perfetta. E recupera anche il pallone. Infrazione di 5 secondi sulla rimessa. Pazzesco finale allo United Center. Occhio perché, come avete visto dalla grafica, Nate ha un punto dal record di punti di Michael Jordan nel quarto quarto qualche secolo fa, 24 punti nel quarto periodo, Nate a 23. Se fa un altro canestro, spodestato anche Michael Jordan. Capolavoro, capolavoro. Secondo te chi lo prende questo tiro? Non lo so, ho qualche dubbio e soprattutto sono curioso di vedere chi è quello che prende Nate Robinson. Potrebbe a questo punto anche arrivare un raddoppio, perché onestamente è incontenibile. La rimessa la prende lui, Deron Williams, ovviamente i compagni tutti via, forse Noah lì per portare un blocco. Sale Hinrich, arriva Boozer con il pick and roll, manda via tutti. Alla fine un blocco di Noah, cerca di passare Reggie Evans, c'è lo spazio però all'ultimo momento. Lo scarico per Robinson, grandissima lettura di Nate Robinson, tutti si aspettavano il suo tiro. Lucidissimo, palla schiacciata a terra, 109 pari. Parziale di 14 a 0 direi a questo punto per i Chicago Bulls. Ancora Deron Williams, Boozer si stacca letteralmente per raddoppiare, perso Lopez, marcato da Noah, cerca il tiro a centro area, abbassa all'ultimo momento il braccio Joachim Noah che manda in lunetta Lopez. Onestamente non so quanto ben speso, un secondo e sei decimi allo scadere dei 24. Qui rivediamo dal palleggio no look con la mano sinistra per Boozer, che poi è bravo a segnare. Bob Cousy, la miglior lettura possibile la fai con una calma, una lucidità assoluta. Invece Noah tiene bene due palleggi, poi sulla virata si fa ingolosire dalla palla, effettivamente spende un fallo che in quel momento forse avrebbe potuto evitare. E Lopez freddissimo. L'importanza, tra le altre cose, di avere un centro che ti tira i tiri liberi mediamente molto bene come lui è assolutamente inestimabile. Molto brava Brooklyn a non forzare l'ultimo tiro, soprattutto arrivando da un parziale terrificante. Lo dicevamo in precedenza, eravamo 109 a 95, io ricordo, erano sì, a meno 14 a un certo punto, 109 pari, hanno pareggiato la partita. Ovviamente con un parziale di 14 a 0, 111 a 109, 33 secondi, il cronometro ci dice che Chicago non potrà tenere la palla fino alla fine. Davide, anche qui chiaramente sarà Robinson a gestire il possesso in attacco, ma a questo punto non siamo più così sicuri che sia proprio lui che andrà a prendersi questo tiro. Bravissimo nello scarico per Carlos Boozer, questa è la situazione. Zero timeout per Chicago, l'ultima volta in cui può fermare la partita Thibodeau era proprio questa. Due timeout da 20 secondi per i Brooklyn Nets. È chiaro che poi adesso le opzioni sono ovviamente tante a seconda, però tutto dipende da come andrà questo attacco di Chicago. Non credo vorranno prendere un tiro molto veloce, vorranno costruire un buon tiro da due o anche da tre, e poi a seconda di come va ovviamente il tiro si decide su cosa fare nell'azione seguente. In qualche modo la palla Nate in mano gliela fai arrivare, poi se lui sarà lui a prendersi l'ultimo tiro o no non lo so, però in qualche modo lo devi coinvolgere sicuramente, anche perché li ha portati offensivamente di peso fino alla parità, adesso a rigiocarsi questo finale pazzesco in una partita che sembrava già chiusa. 28 nel frattempo per Nate Robinson, 23 arrivati però nel quarto periodo. Telecamere che vanno a cercare Luol Deng, ovviamente anche Nate Robinson. Occhio che sicuramente Robinson, per il ritmo che ha in questo momento nella gara, è il candidato numero uno a prendere questo tiro, ma proprio per quel motivo Thibodeau gli avrà detto occhio a quello che fa la difesa, perché potrebbero esserci dei compagni liberi. E soprattutto vediamo se Chicago sceglie per un tiro veloce o se vuole utilizzare al meglio il cronometro. E passaggio proprio per Robinson, lungo linea di fondo per Deng, un tiro da tre punti dall'angolo molto ben preso. Noah due volte tocca, il primo non va a segno, il secondo sì,
due time out per i Nets da 20 secondi, lo ricordavamo, credo che Carlesimo uno lo voglia utilizzare qui, e tra l'altro 23 secondi e 9 decimi, vuol dire che Brooklyn, se utilizza bene il cronometro, potrà tenere la palla fino alla fine. Splendida comunque rimessa, splendido attacco in uscita dal timeout per i Chicago Bulls, che hanno tirato per vincere. Giocato bene, eseguito molto bene, con la penetrazione su un lato e dall'altra parte l'Holden che taglia con grandi tempi verso la linea di fondo per mettersi in visione del passatore. Costruito un tiro logico, quando costruisci un tiro logico non è così improbabile avere un'ottima copertura a rimbalzo. Noah ci ha messo due tap-in, ma alla fine è riuscito a pareggiare questa partita. Adesso Brooklyn può provare, io credo che dovrebbe provare a tenere la palla e a giocarsi solo un ultimo tiro per vincere. Bisognerà vedere se deciderà di tenerla ferma e poi giocarsi in uno contro uno, invece magari provare a far muovere la difesa. Qui intanto vediamo quello che è successo nel corso della stagione, ossia Joe Johnson spesso e volentieri è stato l'uomo che ha preso il tiro decisivo e soprattutto l'ha segnato. Ma chiaramente non è il Joe Johnson di quella regular season, o meglio la sua fascite plantare allora non si faceva sentire. Rimessa in zona d'attacco per i Brooklyn Nets, ribadisco 23 secondi e 9 decimi, e potrebbero utilizzare appieno il cronometro, e davvero siamo a rischio overtime allo United Center. Non vorrei giocare altri 5 minuti contro Nate Robinson se fossi i Brooklyn Nets. Blocco per Lopez, per Deron Williams che sale alto e effettivamente sembra voler giocare con il cronometro. Tutti bassi i compagni di squadra. Vediamo se Thibodeau, come ha fatto durante la partita, manda qualcuno a raddoppiare Deron Williams. Resta uno contro uno su di lui Kirk Hinrich. 7 secondi, 6 secondi, è partito Deron Williams, un paio di crossover, attacca a centro area, tiro il fadeaway cadendo indietro, solo il ferro, tocca a rimbalzo Wallace, scade il tempo e vediamo se gli arbitri vogliono andare a rivedere la situazione di official review e rimettere qualche secondo sul cronometro. Mi sembra di no. Ragazzi, Nate ce l'ha fatta, ha trascinato i compagni all'overtime. Tutto sommato non un brutto tiro per Deron Williams. No, però non un brutto tiro alla fine per come è venuto. Vediamo intanto il doppio tocco e forse qualcosa. Miracolo di Butler, sì, miracolo di Jimmy Butler, altissimo, che ha stoppato il tap-in, incredibile finale allo United Center con il parziale di 16-2. I Bulls riacciuffano l'overtime.